Ecco, dicevo, allora cari amici di Ciocomo, sì, ci siamo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Siamo sempre a Grandola e qui a Grandola, dopo aver visto il centro paese, molto bello, molto suggestivo, ci siamo spostati di qualche chilometro per farvi vedere un bellissimo museo che io credo merita di essere visitato, Museo della Valsanagra. Con storia, cultura, tradizione, quant'altro. Sì. Buongiorno. Sara è qua con noi, l'assessore. Buongiorno Sara. C'è ancora il sindaco che non Ciao a l'abbiamo mandato tutti. via, l'abbiamo tenuto qua. E ci sono i responsabili del museo. Esattamente. Sara, prego. Allora, ci troviamo all'interno di Villa Camozzi, che è Ecco, il brava. palazzo comunale ereditato, acquistato dal comune, ristrutturato. E all'interno di questo palazzo abbiamo al piano terra una sala che viene utilizzata per le cerimonie. Adesso ospitiamo provvisoriamente la sede della scuola primaria. Al È primo vero, perché piano. avete avuto un problema con la scuola che ha avuto un incendio, Esatto. quindi l'avete portata qui all'interno Esatto. della sede del Un grande comune. sacrificio, sì. Al primo piano gli uffici comunali, invece al secondo e sottotetto abbiamo questo splendido museo. Siamo qui con Attilio Selva, che è il direttore del Museo etnografico naturalistico della Attilio, Valsanagra, buongiorno e e Rodolfo Spada, che invece è il referente coordinatore dell'Ecomuseo della Valsanagra. perfetto, e allora. Lascerei a loro la parola. Benissimo, direi di sì, cara Sara, grazie, grazie della cortesia. Ecco, allora, Attilio, spiegami tu, è un bellissimo museo, qua c'è la storia, c'è la cultura, c'è quello che ha rappresentato questo territorio negli anni scorsi, giusto? Certo, Ed è sempre aperto, intanto? allora il museo è aperto nel periodo, diciamo, che va da aprile a ottobre, è aperto la seconda e l'ultima domenica sul mese. Però noi, Ok. essendo in una realtà magari più localizzata, lavoriamo molto sulla flessibilità, cioè garantiamo aperture straordinarie a chi prenoti con almeno 2 settimane di preavviso. Ok. E poi nel periodo invernale lo apriamo fisso una volta l'ultima domenica del mese. Però ripeto, in realtà siamo sempre aperti perché abbiamo le richieste di gruppi scolaresche, insomma, funziona, ecco, una realtà che funziona. Prego, Entriamo? Allora, prego. entriamo perché dicevo, c'è un po' di tutto qui all'interno di questo museo e spieghiamolo, veniamo in questa sala, intanto. Certo, al museo, cioè dell'esposizione più antica, perché è una sala paleontologica, cioè che espone reperti fossili. Noi abbiamo la fortuna di avere tra i più antichi fossili italiani, perché abbiamo un affioramento del carbonifero Ecco, superiore. questo è tutto materiale della Valsanagra? Più o meno sì, È tutto, cioè. Valsanagra e dintorni, Ok, comunque vale. della provincia di Como. Sì. Provincia di Como. E della Valsanagra Io appunto credo che abbiamo. nel nostro territorio, adesso non conosco tutta la realtà, ma ce ne sono pochi di musei o di strutture di questo genere, è giusto, Sì, Attilio? diciamo adesso che è una struttura dal punto di vista naturalistico sì, perché se no ci sono sì delle piccole realtà, ma credo questa forse, non perché lo diciamo noi, No, ma ma più infatti rappresentativa in tal è senso. davvero molto molto suggestivo. Avete raccolto tanto materiale per far capire che cosa ha rappresentato anche in passato questa Valsanagra. Certo, Perché perché. qui c'è un fiume, il fiume Sanagra, che è qua Certo. vicino, e che è sempre stato, credo, ricco, no? Foriero di cose C'è che. questo affioramento che è unico in Italia, che ha 310 milioni di anni e contiene i primi semi della storia della Terra, cioè tra i primi semi apparsi perché c'era la spora allora come sistema riproduttivo. E poi abbiamo i fossili di Osteno che sono unici al mondo Quali sono? e sono quelli che ha qua di fronte a Questi? lei. In particolare questa vetrina oppure l'Ostenocaris cipriformis Che cos'è che questo? è una nuova classe di crostacei scoperta in ambito scientifico, sconosciuta alla scienza, Cioè, è una classe di crostacei scoperta sulla sul base dei territorio. ritrovamenti di Osteno. Ah, ok, quindi in provincia qua vicino, Sì, insomma, sì. sostanzialmente sulla zona del Se Porlezzese. vuole le faccio vedere il seme che ha 310 milioni di Se vuoi anni. farmelo vedere, va bene, volentieri, Venga. mi fido assolutamente. No, è un mondo affascinante. Ah, eccolo qua. Calcolate che allora erano solo piante come felci e quisetti. Affascinante anche questa storia E qua, quindi quindi. nascevano già le prime piante a seme. Calcolate che non c'erano ancora i rettili, stavano evolvendo i rettili, quindi è un ambiente molto primordiale che ci dice com'era la Lombardia e l'Italia in un periodo del Molto genere. bene, molto bene. Direi che, ecco,
c'erano anche le miniere qua, non c'è una grandissima possibilità di connettersi, ce la facciamo con un po' di fatica, ma ce la stiamo facendo. Spieghiamo anche questa sala, perché secondo me, io l'avevo già vista, ma credo sia merita. Passo la parola a Rodolfo, che Rodolfo, così ci completiamo. Bravo, me la spieghi tu questa sala, Rodolfo? Sì, questa sala che chiamiamo della flora e della fauna. Questa è la sala che vi fa capire, amici di Ciao Como, animali e non che hanno abitato, giusto Rodolfo? Sì, o che abitano tuttora in questo territorio. In questo territorio e alcuni il territorio limitrofo fino alla fascia alpina. È in fase anche di rimanutenza perché Stiamo rifacendo tutto l'impianto. Anche perché avete fatto un lavoro di classificazione. Tanta roba, ragazzi. Sì, certo. Ecco, qui oltre alla bea Gallo Cedrone, che però non si trova questo più. Questo è Gallo Cedrone, sì, vero? Che non si trova più nelle nostre valli, ma bisogna andare nella Alta Valtellina. Però c'è il Gallo Forcello, che invece ancora si c'è trova ancora? Certamente sulle nostre. Ecco, signori, questi sono animali imbalsamati, chiaro, sì, giusto? Sì, sì. Lo diciamo a chi ci sta guardando da casa. Che sono stati dati a noi dalla provincia o da sequestri di persone che detenevano illegalmente. Ah, ecco. Abbiamo anche il grifone dell'Alto Lario. Che è un avvoltoio, purtroppo ma fu ucciso nel 2007. Esistente. Ogni tanto il grifone vola anche nelle nostre vallate, perché la Beh, sua una, presenza una pace, chiaro. C'è molta presenza di questi grifoni in Ticino. Ah, ok. Che però e la poi c'è la Poiana, e poi, sopra, sì. Sì, però sì. La provenienza dei grifoni, che sono degli avvoltoi, è sempre arrivano tutti dai Pirenei. Signori, merita di essere visto questo museo, sì, credetemi, museo etnografico della Val Sanagra, dove c'è, come vedete, abbiamo visto prima i fossili, c'è però anche questa flora, fauna, ovviamente. Sì. Vieni Attilio, vieni. Ovviamente, sì. Sì. Ci sono anche loro, ovviamente, che popolano questi boschi. E poi qui c'è una sala. È un unicum perché quando sono venuto non era ancora aperta. Faccio vedere solo uno scorcio di grandola qui. Sindaco, dove sei? Vieni qua. Vieni qua, sindaco. Beh, questo è uno scorcio bello del tuo paese. Sì. Spiegamelo un attimo. Spettacolare. Qui sotto è inquadrata la zona di Gonte, che è poco visibile, ma la maggior parte è Cardano. Dove eravamo prima, sì, si può anche intravedere già l'impalcatura della chiesa che è in restauro, il campanile, e come potete ben vedere si vede anche appena appena il nostro lago di Como. Il lago si intravede sullo sfondo, sì, il lago, esattamente, dalla parte di Bellagio. Esattamente, perché voi sindaco siete praticamente, ho detto, sopra Menaggio, sotto di qua c'è Menaggio, dalla parte di qua invece Porlezza. Menaggio e Porlezza. Bellissimo, grandola. Si vede anche il golfo. Il golf. Dov'è? I campi da golf. Ah già, i campi da golf, è vero, il golf, esatto. E lì abbiamo l'hotel Miravalle, dove Mussolini passò l'ultima notte prima di essere arrestato a Dongo, e lì fecero il film Mussolini ultimo atto. Ok. E subito sopra c'è il famoso golf 18 buche, che è il secondo più antico golf italiano, che fu fondato dagli inglesi. Ecco, nel museo qua della Val Sanagra, signori, c'è anche questa sala, che come diceva giustamente Rodolfo e Attilio, è un unicum. Perché, Attilio? È un unicum insieme a quella paleontologica, si è inaugurata da poco, perché i funghi sono conservati col processo della liofilizzazione, cioè quello che si vede è un fungo reale, vero, raccolto nel bosco. Noi con una macchina molto particolare... Posso dire che è una figata, posso dire, no, nel senso che è bella sta cosa. Sì, con una macchina particolare che è un linfonizzatore. Cioè non è una cosa che è finta, signori, questo è il fungo preso dal bosco. Sì. Giusto? Sì. Questo è il porcino, ovviamente, sì. E poi quelli no anche, quindi è una cosa veramente molto molto bella. C'è anche un diorama sul tartufo. No, spiegavo la liofilizzazione, che noi portiamo il fungo.
pieno dell'acqua senza che attraversi la fase liquida. Di conseguenza il fumo... che speriamo di riuscire... Ecco, perfetto, poi l'abbiamo fatta vedere, dimmi Attilio. Ecco, permettetemi di tutto il museo di ringraziare le amministrazioni comunali che si sono succedute. Il primo ideatore che fu Natale Butti... E per quanto riguarda i funghi, diciamo il Pietro Tedesco, che è stato un personaggio purtroppo mancato, importantissimo per il museo, e oltre a Rudy ricordare poi Marta Miuzzo che ci aiuta nel museo. Che è presidente. Perfetto, ecco, questo è molto importante perché per far capire quanto è bello, quanto è importante, quanta roba c'è da vedere. Qua, ecco, la sala dei funghi, l'abbiamo vista, che è questa, bella, bellissima, davvero, con i funghi liofilizzati, ecco, bravo, la sala della flora e della fauna, la sala invece dove ci sono i fossili. Sì, qui c'è un grifone, se l'abbiamo visto. Già, abbiamo perfetto. Fatto anche il grifone, che ha abitato, diceva Rodolfo, in passato l'Alto Lago, questa zona qui dell'Alto Lago, e adesso... Aspetta, vediamo. Ecco, perfetto, siamo ritornati qui, dicevo, questa è la parte, diciamo, conclusiva che vi facciamo vedere, perché, come abbiamo già detto, in passato qui c'era questa che è la funivia, la ferrovia. La funivia no, è un'altra cosa, la ferrovia Menaggio Porlezza. Ecco, cosa avete fatto? Niente, qua è un'esposizione interattiva, questa ferrovia è stata chiusa nel 1939. Sì, però è stata, come diceva il sindaco, abbiamo confermato, abbiamo fatto una bellissima ciclopedonale. Sì, e noi l'abbiamo... Da Porlezza adesso a Menaggio. Noi l'abbiamo voluto far rivivere questa ferrovia, praticamente si prende un biglietto, si oblitera come se fosse una vera obliterazione, e poi una voce narrante ci racconta tutta la storia della ferrovia. Ecco, racconta la storia, che cosa c'era. Esatto, vuol vedere come funziona, non so, questo è il biglietto. Facciamo vedere, questa è la carrozza. Esatto, poi la facciamo vedere, si oblitera, dovrebbe funzionare. No, adesso forse è bloccata, dobbiamo riaccenderla. Dopo l'accendiamo. Intanto possiamo far vedere la carrozza. Qui ci si può sedere e si viaggia vedendo com'era proprio anche il paesaggio del lago di Como. Ci si siede e qui si vede Menaggio, si vede scorrere proprio il percorso. Come se tu seduto in carrozza. Esatto, abbiamo simulato la carrozza. Perfetto, molto molto bello. Quindi, ecco, vediamo. Guardi, venga che le faccio vedere. No, dammi del tu. Ecco, ti dico, vedi, io adesso tolgo, no? Diamo a una scolaresca, a un ragazzo, al visitatore, lui oblitera, si accende che c'è sempre un documento chiave che fa da collegamento e poi la voce è narrante. Fallo vedere anche qua, scusami Attilio. E questa è la stazione di Grandola, quindi io oblitero il biglietto alla stazione di Grandola. E mi parla del golf. Possiamo riabbassare il finestrino. Poi le faccio vedere un modellino che è una curiosità, fatto da un grandolese, signor Ruggero Azimonti, che ha fatto praticamente, ha riprodotto la locomotiva paro paro uguale, con pezzi riciclati di videoregistratori, lattine, cose del genere. E funziona. Complimenti ad Azimonti per quello che ha fatto. Funziona? Certo che funziona. Ah, certo che funziona, è veramente bellissimo. Ecco, questo, signori, è una parte, perché poi continua. Cioè, continua, però appunto fermiamoci qua perché almeno abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori. C'è una parte di questo bellissimo museo della Val Sanagra che racconta la ferrovia e la flora, la fauna, i funghi. Beh, devo dire che è un progetto veramente interessante, del quale si va orgogliosi. Visitabile, sì. Come hai detto tu prima, Attilio. Allora, c'è la parte mancante che è quella dei diorami, perché sono esattamente come quelli... Sì, è subito... Okay. Ci si arriva... Ogni saldo, attenzione. Italiano, inglese o QR. Ah, ok. Ah, ecco, perfetto. Sì, c'è anche questa sala dedicata appunto ai diorami. Questi sono molto particolari, perché calcoli che gli sfondi pittorici... Beh, va detto che in effetti anche... L'ha fatto un esperto mondiale. Merita. Non è che lo diciamo per... No, ma no, no, veramente penso, un grande, guardi quello di fronte, sembra di entrare in un bosco. È una simulazione di un bosco di faggio. Per cui calcoli veramente che hanno lavorato. E poi sopra c'è la sezione etnografica.
Ecco, perfetto. Chiedo scusa perché purtroppo il collegamento ci ha sorretto, ma con qualche un po' di difficoltà. Però credo che siamo riusciti a rendere l'idea di aver fatto vedere la bellezza del vostro museo, quello della Valsanagra. Perfetto. Attilio, Rodolfo, vuoi dire qualcosa per chiudere? No, volevo solo dire che... Anzi, invitare chi ci ha visto a venire a vederlo, perché ultima domenica del mese, sempre aperti. Sì, ma è aperto due domeniche, la seconda e l'ultima, nel periodo che va da aprile fino a fine settembre. Ok, quindi anche mese di settembre. Sì. Cioè... Ed è inserito nel contesto dell'Ecomuseo della Valsanagra, che esatto. Comprende tanti altri siti. E Stefano, sono d'accordo con te, complimenti, perché in effetti è un lavoro straordinario di raccolta, di catalogazione. Ecco, veramente qui c'è tanta storia e vi facciamo davvero i complimenti, come ovviamente facciamo i complimenti anche all'amministrazione comunale, Angelo e Sara, grazie, perché effettivamente... Poi, vabbè, avete supportato questo museo che... Siamo gli unici, ma anche le amministrazioni precedenti. Sì, certo. Chi ha creato e chi ha sostenuto negli anni questa cosa, e anche noi ci crediamo in questo stupendo museo. Ok, ecco, perfetto. No, dicevo, e che tra l'altro si trova proprio all'interno della nostra villa, della vostra villa, Villa Camozzi, sede del comune. Del municipio, sì. Allora, questo è Grandola, signori, è un altro gioiello che vi abbiamo fatto vedere nel nostro tour, perché io credo che i responsabili del museo etnografico e della Valsanagra. Un saluto a tutti. Grazie, grazie, buongiorno Sara, salve. Buongiorno a voi, quindi venite a trovarli. Venite a visitarlo, ne vale davvero la pena. Abbiamo visto in pochi minuti quello che c'è, però c'è ben altro, tanta roba. Grazie e buon pomeriggio.